Noi oggi abbiamo lanciato questo manifesto per la valorizzazione della cultura e del turismo per Urbino e del territorio. E abbiamo voluto farlo insieme al sindaco di Firenze, Dario Nardella, che appunto ha fatto tantissimo per la città di Firenze. Noi vogliamo avviare un grande progetto con lui e con gli amministratori del domani della città di Firenze, perché sono le due città di Rinascimento, quindi c'è una storia che le lega, c'è un rapporto ormai insomma ultracentennale che lega queste due città, e la città di Urbino secondo il nostro punto di vista deve essere ben legata con i piedi saldi a terra, ma deve avere anche uno sguardo alto verso il mondo. Le relazioni per noi con Firenze sono molto importanti. Ho accolto con gioia questo invito e voglio essere qui per rinnovare un rapporto che non può che rafforzarsi in ragione della cultura, della storia. Stiamo parlando di due grandi città che sono, se vogliamo, le colonne del Rinascimento, ma non vogliamo solo parlare di Rinascimento al passato, vogliamo parlare anche di un Rinascimento attuale, e le parole di Federico Scaramucci ci riportano infatti ad un desiderio di rivalsa di Urbino e della comunità di Urbino. Nel campo universitario, ad esempio, Urbino è conosciuta come città universitaria, ma negli ultimi anni la sensazione è che si sia un po' appannata a questa immagine, così come Urbino è un centro culturale e turistico di livello internazionale e credo però che possa fare molto di più, soprattutto se esce da una condizione di isolamento. Io da sindaco in questi 10 anni non ho mai avuto una sola occasione di colloquio, dialogo, collaborazione con l'amministrazione di Urbino. Questa cosa mi ha colpito molto, forse perché non mi sono fatto avanti io, però certo neanche l'amministrazione attuale ha fatto altrettanto nei confronti di Firenze. Spero che con Federico Scaramucci si possa fare invece finalmente qualcosa di importante. Noi abbiamo già pensato a lanciare delle mostre di livello internazionale sulla figura di Raffaello, abbiamo già pensato a organizzare delle iniziative legate al rapporto tra Rinascimento e arte contemporanea, visto che a Firenze abbiamo sperimentato dei progetti importanti, così come vogliamo lavorare sulle infrastrutture. Ho calcolato che se dovessimo prendere i mezzi pubblici da Fivizzano in un giorno feriale, provincia di Massa Carrara, per arrivare a Urbino ci vogliono 7 ore e 55 minuti, cioè una giornata intera. È una cosa indecente quando in linea d'aria siamo a qualche centinaio di chilometri. Anche su questo le nostre due città possono lavorare per sviluppare un sistema di mobilità e di infrastrutture che colleghi sempre meglio e sempre di più la Toscana e le Marche. Questo aspetto è fondamentale, si parla poco dell'Italia centrale, si parla poco del ruolo strategico che possiamo avere, e le città possono essere un motore su questo obiettivo. È uno dei progetti della nostra coalizione La Città che Verrà. Abbiamo incontrato tante persone anche in questi incontri che abbiamo fatto in giro nel territorio. Molti ci chiedono, molte famiglie ci chiedono di ridare vita e ridare socialità a questa città, che è un po' depressa, è un po' triste. E noi vogliamo invece che sia di nuovo protagonista nel panorama locale, ma non solo, nel panorama anche nazionale e internazionale, cioè riportare Urbino al posto che merita. Deve essere valorizzata, è una città che ha diritto e merita un'amministrazione che la porti in alto. Sicuramente con i piedi, come dicevamo prima, ben saldi a terra, con l'attenzione all'ordinario, ma anche con uno sguardo verso i progetti che possono guardare da qui a 10-20 anni, perché la città ha questa necessità, sta vivendo un momento non facile, come abbiamo visto con il calo della popolazione, il calo delle imprese, il calo anche purtroppo del valore delle case, dell'immobiliare. Quindi serve tornare protagonisti, e per far questo abbiamo deciso proprio oggi di lanciare questo evento tematico per allacciare i rapporti tra Urbino e Firenze, le due città di Rinascimento che guardano al futuro.